Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, sono Lorenzo Bucci ed oggi vi porto con me a frangisolare la terra solo a questa vigna. Perché? Perché gli abbiamo fatto, abbiamo cavato le viti secche che sono state, si sono essiccate per il mal dell'esca, per questa malattia qua, l'infiorescenza dorata, queste qua. E abbiamo fatto le buche con l'escavatore, come vedete qui c'era una vite e abbiamo scavato proprio ieri, non ho registrato perché non c'ero io a fare le buche ma c'era mio babbo, e quindi cosa è successo? A fare le buche ci è venuto, ora bisogna ramare per la fignola che c'è un attacco, hanno visto tante uova tutte. E cosa è successo? Che sono venute delle buche in mezzo ai filari dalla parte, in pratica con l'escavatore lui stava in questo filare di qua, lui scavava di qua e quindi di qua non vedeva per ricoprirla, di qua è già tutto spianeggiato, l'ha pianato lui con la pallina dell'escavatore e tutto, ma di qua ci sono venute queste buche che adesso qui ci sono passato io con il frangizolle per rifare piano. Quindi devo fare solamente un filare sì, uno no, con il trattore a cingoli, siamo con l'88-85. E vi faccio vedere di qua dove manca, dove bisogna passarci. Come vedete c'è qua, a passarci velocemente il trattore a ruote non ci si sta per niente bene sopra, essendo che con tutte queste buche è tutto un saltare, poi non fa nemmeno benissimo alla botte perché quando c'è il peso dell'acqua sopra, prendere velocemente queste buche qua con la botte è tutto un andare su e giù, non va bene. Quindi abbiamo fatto un bel po' di buche in questo vigneto, come vedete prima si passava a tagliare tutti i tralci e ci rimaneva solo, diciamo, il gambo della vite, poi si veniva con la benne dell'escavatore dalla parte opposta a filare e si cavava via. L'abbiamo tolte perché se no d'inverno non si riusciva a capire quale fossero quelle malate e quelle no, che almeno sì ora poi le possiamo ripiantare le viti, si prepara il terreno per l'anno prossimo, che almeno sì durante l'inverno prende il freddo, si sminuzza, diventa bello fine, perfetto per ripiantare le viti, che adesso è asciuttissima la terra, quindi è buono, non dovrebbe venire troppi mozzi. E l'abbiamo fatto adesso perché adesso che inizia l'invaiatura dell'uva, come vedete inizia a tutta a invaiare, quindi le viti ha bisogno di tante energie, le viti che sono malate dall'infiorescenza dorata ma dell'esca vanno a essiccare, si vede proprio dalle foglie che vanno a essiccare e si notano benissimo le viti che non sono più buone, e quindi le caviamo quest'anno. Come questa vite non l'abbiamo tolta, ma questa dovrebbe essere infiorescenza dorata, si vede benissimo che non ce la farà mai a portare a termine tutta quest'uva. Non l'abbiamo nemmeno tolte tutte, però come vedete fa tanto uva, fa l'uva, ma tanto fa seccherà tutta e ne va a inficiare sulla qualità del vino. Ora non è nulla una vite su tutte le altre abbiamo, però è bene rinnovarle o disfare, a un certo punto disfare le viti. Ora queste vigne qua sono state piantate negli anni, nel 2002, io ero proprio, cioè sono del 2001 io, quindi figurati se me lo ricordo nemmeno, quindi hanno già quasi 20 anni, più di 20 anni, quindi sono viti che un vigneto abbastanza vecchio, quindi qualche fallanza ci può stare, ci sia. E niente, ora dopo stare in questo filare qui, come vi ho detto faccio filare sì uno no, e molto velocemente, si onda veloci, si va molto bene. Bisogna stare attenti perché essendo il terreno un po' duro, la terra è dura perché è molto secca, cioè il frangisolle sobbalza, va a destra e a sinistra. Ora ho cercato di tirare un po' di più le catene per farlo stare più possibile nel mezzo e filare, almeno così non c'è il rischio che mi vada su una vite, perché se no problema. Come vedete l'uva inizia a invaiare. Ora, dove ce n'è un po' meno, dove ce n'è tanta ancora è ancora un po' verde, però è il 5 d'agosto, quindi c'è tempo da qua
ai 15 di settembre, matura, poi con questo caldo viene un vino doc. Abbastanza, essendo dura la terra salta un po'. Ho avuto un piccolo problema, infatti non riuscivo a capire perché in frangiazzolle mi tirava sempre da questo lato, e ho capito perché mi si è allentato il bullone e si è spostato da punto l'avevo messo di qua, è messo questo punto qua, questo qua, e qui ora è venuto qua nel mezzo. Come vedete è molto, ora è tutto aperto che non prende più terra. Il problema non mi sembra tanta gente, se mai un po' d'olio gli faceva, era utile, però dopo tanto lo stringo dopo col martello, quindi vedrai, ci sta. Perché ad andare questi buloni si allentano. Ora lo rimando un po' in avanti, così più o meno sono rimessi in pari. Sempre attenti con i piedi, mai stare sotto i piedi, non si sa mai cosa può succedere al sollevatore, anche se hai le scarpe antinfortunistiche, ma questo attrezzo pesa parecchio. Vai, ora stringo e ci si vede più tardi, sperando non succeda nulla. Bene, ciao, vi ricordo di iscrivervi anche e di lasciare like. Grazie mille. Guardate ragazzi, guardate che uvina. Questo è francese, guardate come è già imbaiato tutto, finito da tutto, com'è bello. Nuova e giusta, non troppissima, proprio perfetta. Ora sto andando piano perché qua c'è un monte da scalare. Guarda come viene qua. Fino a qua giù c'è tutto San Giovese. Comunque l'ho chiamato prima, Guardate che si è staccato. Questo qua. Meno male ho ritrovato il pernolino che va qui. Ora da cercare di sbloccare questo, allungarlo, rinfilarlo qui e poi posso ripartire. Un po' di tempo mi ci vuole. Oh, non la finisco sta linea, mi manca 4 filari. Però vediamo come va. A dopo. Ho finito. Ho fatto anche tutta questa parte di qua della vigna. Come vedete qua noi abbiamo il Monte Pulciano e guardate anche questo sta già invaiando. Guardate bella parete d'uva. Questo solitamente è sempre stato più soggetto alla malattia dell'oidio. Infatti qui no, qui dove è ben areggiato no, come se si guarda anche dentro, infatti no, non ce n'è. Ma in cima dove ce n'è tanto ed è chiuso, dove è tutto bello
chiuso, affastellato, come si dice noi, se ne vedeva un pochino di malattia. E infatti lassù mi sono soffermato anche con la botte quando si remava con zolfo, per vedere di bloccarla. Infatti l'abbiamo bloccata. Anche quando mi mancava un po' d'acqua da finire, venivo sempre qua in questa parte del vigneto a finirla, che così almeno non andava avanti col diffondersi e non ci creava problemi. E comunque nulla di qua, di fallanze ce n'era poche. Infatti ho fatto molto veloce, che alcuni filari manco non ne abbiamo tolte nemmeno una di vite, quindi non c'è stato nemmeno bisogno di passarci. Ed io penso posso chiuderlo qua. L'uva ve ne ho parlato, ve l'ho fatta vedere. Il lavoro che abbiamo fatto e del perché l'abbiamo fatto ve l'ho fatto vedere, ve l'ho spiegato. Da Lorenzo Buccio è tutto. Io vi chiedo sempre di iscrivervi, di lasciare like e di commentare. E guardate anche il link in descrizione, che ce n'è di interessanti, come Instagram, lo shop o altre cose, TikTok, Facebook, quello che volete, c'è tutto. Voi andate e ci trovate tutto. Quindi io vi chiedo sempre di iscrivervi, di lasciare like e commentare, e ci si vede al prossimo video. Ciao!